coach Parente, domenica alle 18 al Palaconad, partita importante, l'ultima di questo 2019, arriverà Scafati, formazione costruita per vincere il campionato, insomma che partita ti aspetti? È molto diversa rispetto a quella dell'andata perché hanno cambiato prima di tutto l'allenatore, hanno cambiato l'americano, hanno firmato Stephens circa un mese e mezzo fa, che ha rinunciato ad altre squadre di A1 per scendere con Scafati. E in aggiunta hanno inserito Marco Portannese, che in questa categoria equivale ad avere un altro americano. Profondità di roster molto importante, sono 10 giocatori intercambiabili, quindi possono tenere il ritmo alto, abbassare o alzare il quintetto a piacimento. In casa pallacanestro Trapani, una settimana un po' difficile dal punto di vista degli allenamenti, coincide poi con le vacanze natalizie e tutto, che settimana è stata e come si accinge ad arrivare a questo match la pallacanestro Trapani? Ma è stata una buona settimana, chi si è potuto allenare, abbiamo ancora il dubbio Goins, non sappiamo se sarà dalla partita, ma chi si è allenato l'ha fatto con lo spirito giusto. E quindi siamo contenti, sappiamo che è una situazione di emergenza, ma in qualche modo comunque domenica dovremmo giocare. Domenica quale può essere secondo te la chiave della partita? La chiave della partita è non disunirsi nei momenti di difficoltà, perché hanno Scafati a tante armi per farci male, e rispetto a Treviglio voglio una fisicità diversa. Tutti dovranno dare il loro contributo, sappiamo che è molto difficile l'impegno, come ho detto prima, per profondità di roster, per gente che si alza dalla panchina di Scafati, ma vogliamo combattere e vogliamo giocarci le nostre armi al massimo. In settimana abbiamo lavorato, ripeto, molto bene, vediamo se ci sarà una reazione, soprattutto fisica, rispetto a Treviglio.